Ferruccio Elettrodomestici a Semonte di Gubbio presenta le grandi offerte del momento. Stufe a pellet di alta qualità con imperdibile sconto governativo. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di TRG. Come abbiamo assistito in queste ore, il vento freddo dell'est è arrivato anche sulla nostra regione e su tutte le regioni del nord Italia. Come possiamo vedere dalla cartina alle mie spalle, ora la situazione vede sia l'Italia sia tutta l'Europa con la colata fredda proprio sopra le nostre teste. In queste ore e nelle prossime ore passerà anche il nocciolo più freddo sulle regioni centrali e sulle regioni del nord. Questa situazione durerà fino almeno a mercoledì 28 febbraio, fino almeno alla tarda serata. Come possiamo vedere invece ora da questa seconda cartina, il nocciolo freddo traslerà verso una depressione atlantica dalle prime ore di giovedì e questo comporterà un innalzamento delle temperature sulla nostra penisola, mentre tutto il centro Europa e il lato orientale europeo risentiranno ancora di questa bassa pressione che manterrà temperature molto rigide ancora per diversi giorni. Passiamo ora alle previsioni per la giornata di martedì 27 febbraio, che vedrà ancora instabilità su tutto l'Appennino e su tutto il territorio orientale della nostra regione, con precipitazioni sparse, nevose fino a quote pianeggianti. Questo perché? Perché avremo l'attivazione del fenomeno dello Stau, che sia chiaro, e questo lo dico a tutti, non produce fenomeni continui e molto, precipitazioni molto intense, ma fenomeni discontinui con anche sprazzi di sole durante la giornata. Comunque le temperature saranno ancora molto rigide e proprio nella mattinata di martedì potremo toccare minime che si attesteranno anche intorno ai meno 8, meno 10 gradi, mentre le massime, come accaduto per la giornata di lunedì, non supereranno i meno 2, meno 3 gradi, cioè rimarranno sotto lo zero termico. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.